Al mare, non mi scherzo mai. C'è qualcosa in tasca? Ha tentato di raggiungere più volte il mare, ma è stato... La privatizzazione delle spiagge, i loro diritti, cosa devono fare quando gli dicono che devono parlare, si devono rivolgere, noi mettiamo qua in... Siamo qui al Pontile di Ostia per presentare il vademecum, il manualetto del bagnato, dei propri diritti che sono spesso violati. Troppi cancelli, troppi muretti, troppa occupazione delle spiagge da parte di strutture che dovrebbero essere leggere, invece sono in cemento e sono permanenti. Qui in realtà queste strutture persistono tutto l'anno. Durante l'inverno ci sono i locali notturni, ci sono le palestre, le piscine, d'estate le cabine con i bagnanti. Se uno vuole raggiungere la battigia e mettersi con l'asciugamano non lo può fare, e invece questo dovrebbe essere permesso. E allora oggi dobbiamo leggere i nostri diritti, conoscerli attraverso questo manuale che stanno distribuendo gli ecologisti e reti civiche, perché è importante, vogliamo dare a tutti quanti la possibilità di difendere i propri diritti. Mettetevi. A fronte di cosa? I cittadini, dei turisti, tutte le persone che percorrono la strada litorale che dovrebbero poter vedere questa. Questa è un'idea. Giusto. Ma tanto si chiede. Ecco. Andiamo. Oh, Marco. Andiamo. È così siccome.